Per questo progetto abbiamo deciso di sviluppare il senso dell'udito attraverso un video completamente nero, con sottofondo le nostre voci, accompagnate da suoni che rappresentano e trasmettono i luoghi che abbiamo visitato, ad esempio l'Acquario di Genova, il cinema o la Fiera del Libro. Il nostro obiettivo è quello di dimostrare che, anche solo grazie all'udito, è possibile percepire luoghi, sensazioni ed emozioni. Si prega cortesemente di spegnere i cellulari all'interno delle sale cinematografiche e di fare silenzio durante la proiezione del film. Grazie, la direzione. Il cinema è l'attività di svago che preferisco di più, perché riesce a farmi provare e percepire qualsiasi tipo di emozione, a partire dalla più banale per finire con la più imprevedibile. Inoltre, questa attività è capace di coinvolgermi in tutti i sensi, indipendentemente da quale tipo di film io guardi. In questo caso, devo dire che il film che ho guardato, il cui nome è Everest, mi ha preso moltissimo per i seguenti motivi. In primis, l'audio era ottimo, c'erano degli effetti sonori impeccabili e inoltre la qualità delle immagini, pur essendo nelle ultime file, era ottima. La cosa che mi ha colpito di più è stata il farmi sentire proprio come se fossi dentro il film e inoltre devo dire che anche se è un'attività di svago, mi ha arricchito facendomi conoscere e scoprire nuove cose. La giornata trascorsa all'Acquario di Genova è stata molto bella ed interessante. Ho scelto questo posto per l'attività di svago poiché volevo divertirmi imparando cose nuove. Infatti, la visita all'acquario è stata un'opportunità di apprendimento. Ho potuto conoscere ed ammirare parecchie specie di animali marini per me sconosciute e mai viste prima d'ora. La cosa che mi ha colpito maggiormente è stata quella di trovare anche specie che non appartengono all'habitat marino. Consiglio questa visita a coloro appassionati del mondo marino, immersi in diversi habitat alla scoperta delle loro abitudini. Ho approfittato di questa occasione per andare a visitare il planetario per la prima volta. L'ho trovata un'esperienza molto istruttiva e coinvolgente. Soprattutto grazie alla professionalità, dedizione e passione di coloro che lavorano all'interno, facendosi sentire parte integrante del loro discorso. Tutto è in stretta relazione con la realtà e ci si rende conto di quanto sia spettacolare il mondo attorno a noi, qualcosa di immenso che troppo spesso sottovalutiamo. In più, lo trovo un modo alternativo per spiegare cose che potrebbero essere apparentemente noiose. E imparare nozioni fondamentali sull'ambiente che ci circonda senza stare ore sui libri. Quale modo migliore per apprendere? La consiglio a tutti, giovani compresi, perché una meraviglia del genere deve essere manifesta, indipendentemente da età o interesse, poiché è una delle migliori visite scientifico-culturali, migliori in assoluto. Sono ormai 3 anni che annualmente a maggio mi reco al Salone Internazionale del Libro di Torino. Ogni anno trovarsi immersi in un oceano di libri con migliaia di persone intorno è un'emozione unica. Milioni e milioni di libri tutti diversi, copertine colorate ed elaborate per attrarre subito il lettore, il rumore dei libri sfogliati e della gente che ci circonda, ed infine il profumo dei libri. Essere circondata da tutto quel sapere, poter incontrare famosi scrittori, scambiare opinioni con altri lettori, un evento imperdibile. Ho scelto di intraprendere questa attività perché amo i libri. Trovo che la letteratura rende indipendenti e si adatta a qualunque persona o gusto. Due personaggi mitici, già dalla scelta dei nomi, bianco e nero, in riferimento al colore della pelle. Il bianco è un professore ateo, il nero un omicida, ex carcerato e credente. Il primo tenta il suicidio gettandosi sotto un treno, ma viene salvato dal nero, che lo porta nel suo appartamento dando il via a tutta la vicenda. I nostri protagonisti si affrontano come se volessero superare l'uno le certezze dell'altro, come in una specie di duello, dove i colpi sono le parole. Ma non può esserci un vincitore quando ci si confronta con il mistero del libero arbitrio e nella vita stessa.
Questo spettacolo ha suscitato in noi emozioni contrastanti, poiché c'è stato un alternarsi di emozioni parallele. Ad esempio, all'inizio, il mancato suicidio del Bianco ha posto un'attenzione particolare facendoci riflettere sul punto focale di questo spettacolo, il vero significato della vita. Infatti quest'ultimo viene salvato da una persona reduce da un passato discutibile, che però fa capire al Bianco e a noi spettatori quanto sia importante avere fede. In linea di massima lo spettacolo ci è piaciuto e ci ha fatto riflettere, coinvolgendoci sentimentalmente in alcune scene, ma vi sono stati dei tratti noiosi che si dilungavano, a nostro parere, su vicende non inerenti al focus dello spettacolo. Anche l'audio è stato ottimo, pur essendo lontani dal palco. Per quanto riguarda l'impatto visivo, non vi sono state sceneggiature particolari o ricche, poiché tutta la storia si svolge in una stanza.